ci sono, vado. Quando vuoi sì. Un cordiale saluto dal Pala Giorgio Vinchi, è la seconda gara del secondo turno dei playoff permanenza che inizia adesso di palla a mano di Serie 1 maschile a SD Lions Teramo Alperia Merano. Si riparte dal 26-21 di gara 1 disputata sabato, ovvero appena meno di 48 ore fa, perché a Merano si giocò alle ore 21. Qui al Pala Giorgio Vinchi il colpo d'occhio è perfetto, è fantastico, grazie al pubblico che ha riempito gli spalti del Pala Giorgio Vinchi, come potete vedere dalle immagini di Fabio Fedeli. Ora c'è il primo giallo dell'incontro al numero 9, ovvero Hannes Guffler, il vice capitano di Merano. Io nel frattempo do il benvenuto in trasmissione in tre le cronaca. Salve, buonasera a tutti gli ascoltatori di Super J. Altra partita della verità oggi, è una partita durissima, una partita difficilissima contro un avversario di rango come il Merano. Oggi di nuovo tocca fare un'impresa, tocca mettercela tutta. È un'altra di quelle partite in cui saltano gli schemi, bisogna buttare l'anima per cercare di trovare la chiave per battere una delle squadre più forti d'Italia, che in questa fase senza un reale motivo, in realtà era una squadra che all'inizio del campionato lottava per i playoff. Oggi, ripeto, tanta intensità, quello che ci serve, e soprattutto cercare di attaccare tre linee per quanto possibile. Dovranno essere tutti perfetti, dovrà essere una gara in cui ognuno deve riuscire a dare il massimo, non è concesso assolutamente commettere gli errori che si sono commessi in andata. Grazie ovviamente a Marco De Federicis, che ci ha accompagnato in questa stagione, e che stagione che non vuole che la Lions non vuole finire oggi. Ricordiamo che la Merano ha vinto 26-21 la gara di andata, se si ribalta, si vince di 6 gol, si va avanti, altrimenti purtroppo si abbandona la massima serie. Il tiro oggi ora di Oliveira e la parata da parte del capitano del Merano, ovvero Christian Raffl. Merano in completo bianco, Lions Teramo in completo nero. Gli arbitri sono Giovanni Fato di Alberobello e Luigi Guarini di Brindisi, che hanno già diretto la Lions in due circostanze, in casa contro il Tavernelle nell'ultima gara della full playout con la vittoria, e nell'ultima gara della stagione regolare a Cingoli, lì fu un pareggio che di fatto ha costretto la Lions a disputare la full playout. Il tiro, il gol da parte del numero 55, Emir Suonic, che di fatto è l'unico straniero del Merano, è bosniaco. De Oliveira, il pallone per Pieragostino. Conduce Merano dopo 3 minuti nel corso del primo tempo. De Oliveira. Il Giulio, controllo della palla. Così di lui l'attacco di Guffler. Sicuramente uno dei giocatori più esperti. Pieragostino fa girare palla la formazione biancorossa, colpo d'occhio meraviglioso qui al Pala Giorgio Vinchi, e c'è il gol di Pieragostino. Allora, questa sarà una delle chiavi della partita per poter attaccare una difesa di Merano che sostanzialmente in tutto il campionato non è mai cambiata, è una 5-1 molto profonda, ma loro lasciano spesso e volentieri molto spazio tra le linee. Allora, come si attacca quello spazio? Con il pivot che esce fuori, che riesce a giocare la palla tra Oliveira e Pieragostino per cercare di dare la soluzione a uno dei due, quindi a girarli, passare dietro. Se si riuscirà a fare questo potrà essere già una chiave, quantomeno per tenere la partita in equilibrio. Oggi bisogna considerare, non bisogna pensare al risultato della partita di andata, bisogna pensare che siamo sotto di 5 adesso, soltanto questo. Poi continuiamo ad attaccare tre linee, continuiamo ad attaccare con intensità e soprattutto a evitare gli errori, e vediamo che cosa ne sarà alla fine del primo tempo. Questa è la partita che si discuterà esclusivamente negli ultimi 15 minuti. E la grande novità di oggi, tra parentesi, la potete forse ascoltare, presenti a già uno striscione, ma sono presenti proprio nel settore più caldo del Pala Vinchi, le cose della curva est, con lo striscione Vecchi Diavoli, e sicuramente potranno aiutare i biancorossi in questo tentativo di impresa. 1-1 passati 4 minuti e mezzo, cartellino giallo per De Oliveira.
Merano in avanti, ricordiamo il 26-21 della gara di andata. Maturato tra parentesi solo negli ultimi istanti dopo che erano tenuto bene alla pala Carl Wolf. Sicuramente un avversario di rango di spessore rispetto agli altri che potevano capitare per la tradizione proprio del Merano. Eramo già contro l'Eppa, ha dimostrato di essere capaci delle imprese. Assegno intanto ancora a Suonic, seconda rete di Suonic. Merano torna avanti 2-1. De Oliveira, pallone per Pieragostini. Pieragostino, il pallone per De Oliveira. Pieragostino, il tiro respinto dal muro difensivo. Sarà possesso in zona attacco comunque per la Lions Teramo con Di Giulio. Paolo Toppi gira il pallone all'indirizzo di Capitan Di Marcello. Due fischietti pugliesi vedono l'irregolarità, allora possesso in attacco per la, ancora per la Lions con De Oliveira, che però perde il pallone ma ha attaccato irregolarmente, ha rischiato lo sfondamento di Oliveira. Guardi, comunque vedono un fallo di Suonic. Allora Teramo resta in zona attacco. Pieragostino, De Oliveira, De Oliveira, la parata da parte di Raffl. Allora, se si è notato adesso quello che è successo, un po' per rompere l'inerzia del, di un attacco di Teramo che si specchiava un pochino, era un pochino statico, è bastato semplicemente un taglio dell'ala che è andato ad occupare appunto quegli spazi che, ripeto, Merano lascia per poter permettere a De Oliveira oppure a Pieragostino di andare a tiro. Questo è quello che bisogna fare, che lo faccia il pivot, che lo facciano le ali, cercate in continuazione, perché anche adesso si vede come al centro, dietro al centravanti c'è sempre molto molto spazio, lo lasciano spesso, ecco come in questa occasione. Però non bisogna sbagliare come si è fatto prima, è un difetto che Merano ha, concede molto in difesa, molto più rispetto a molte altre squadre. Si specchiano, si guardano un pochino, sono compiaciuti delle loro capacità tecniche, ma in difesa questo difetto ce l'hanno. Nel frattempo sono arrivate le reti, la prima di Lucas Stricker per Merano, che aveva dato il più 2 alla formazione altotesina allenata da Jürgen Prantler, ma poi è arrivata la prima rete di gara per Guilherme di Oliveira da Silva. Il Teramo è sotto di 1, 3-2 col possesso di attacco però per Merano. In campo Giampietro. Nella gara di sabato è stato il secondo miglior marcatore di Teramo con 5 reti. Lo scopo dell'ingresso di Cristian Giampietro è quello di dare ulteriore profondità alla difesa, quindi cercare di attaccare, di spingere almeno uno dei due finalizzatori di Merano. Ripeto, sono due terzini di qualità assolutamente indiscutibile. Starcevic è un nazionale, basta dire questo, e Suonic ha delle qualità incredibili. Bisogna spingerli fuori, bisogna fare in maniera tale che non prendano velocità per andare al tiro, perché anche la circolazione di palla di Merano non è che sia velocissima, però hanno dei passaggi potenti e precisi, cercano di guadagnare velocità per metterli in condizioni di andare al tiro. Ripeto, nell'ultimo quarto d'ora questa cosa non dovrà assolutamente essere permessa. Dopo 8 minuti Merano è avanti di 2, 4-2 con la rete da parte di Leo Prantler, che è figlio del tecnico Jürgen Prantler ed è un'ala classe 2001. Attento, va a segno Paolo Toppi. Prima personale per Paolo Toppi. Toppi è l'uomo della partita, perché dicevamo l'altra volta, è un terzino tipico, non è un terzino che si alza e tira, ma cerca sempre scavalcamento e penetrazione. Allora, se si crea un minimo spazio, ma non su uno contro uno, quando si crea il minimo spazio, Toppi è perfetto, perché lui non ha paura, si butta dentro e riesce esattamente ad occupare quello spazio che, ripeto, Merano lascia ogni tanto, lo lascia spesso. L'attacco Merano con numero 55, Suonic, Bosniaco Suonic, il pallone dentro, palla persa, ma c'è l'irregolarità e il giallo per Paolo Toppi. Terzo giallo per Teramo dopo Andrea Di Marcello, Toppi e De Oliveira. Uno per Merano con Hannes Duffler. Resta in attacco la formazione dell'Alferia Merano.
dentro per Suonic, c'è il fallo fiscato a Toppi che adesso invece vede passi due minuti. Anche questo è un piccolo difetto già accaduto nella partita d'andata, dove Paolo Toppi dopo pochissimi minuti aveva già preso un secondo, un'espulsione per due minuti per la seconda volta. È vero che questa partita bisogna sporcarla, ma non bisogna farlo troppo presto e in questo modo, perché ovviamente in inferiorità numerica è quasi impossibile gestire una gara contro Merano, perché non riesce a bloccare i loro terzini. Una partita masca, una partita dura, sì, deve essere messa, resa sicuramente nervosa, ma in maniera il più pulita possibile, evitando i due minuti, esattamente come è avvenuto adesso. E non puoi capire quanto è importante andare in contropiede quando sei sotto di un difensore, di un giocatore, quindi bene così. Scatta il decimo del primo tempo ed è 4-4, assoluta parità al palo Giorgio Pinchi, grazie alla palla rubata in contropiede e la rete da parte di Guilherme De Oliveira da Silva, che sale a 2 in questa gara. Ora c'è il fallo da parte del capitan Di Marcello, ricordiamo che Teramo è in inferiorità numerica per l'esclusione temporanea per due minuti di Paolo Toppi, che comunque rientrerà fra un minuto esatto. L'attacco Merano dentro il pallone, intercetto di Gianpietro e poi la parata, la prima di questa gara di Pierluigi Di Marcello, e dall'altra parte il contropiede di Alessio Savini. Prima rete di Alessio Savini e primo vantaggio di questa gara per la Lions Teramo, 5-4. L'atmosfera è ancora più incandescente qui alla palla Giorgio Pinchi. Dall'ala il gol da parte di Gufler. Prima rete per Gufler, 5-5, 11 minuti andati via nel corso del primo tempo. Ricordiamo che sono da recuperare 5 reti per la formazione di Marcello Fonti. 26-21 il punteggio della gara di andata, ha durato gli ultimi due minuti. De Oliveira prova lo sfondamento. Savini dentro per Andrea Di Marcello. Pieragostino. Pieragostino, tiro respinto, ma c'è ancora il fallo su di lui, resta in zona attacco la squadra biancorossa. Gianpietro, il pallone per Di Giulio, prova a convergere Riccardo Di Giulio, la parata di Raffle, poi fallo su Andrea Di Marcello. Giallo per il numero 11, Branche, e tiro di rigore per la Lions. Giocata importantissima questa di Andrea Di Marcello, che dimostra la grinta, la voglia di portare a casa il risultato, perché è andato a riprendere un pallone su un errore di Di Giulio, che per carità ci può stare. Oggi ci vuole perfezione, quindi sappiamo che non si può sbagliare nulla, ma è ovvio che può avvenire questo. Però se ci pensa poi Andrea Di Marcello in questa condizione a metterci una pezza e a prendere un rigore come ha fatto, è fondamentale per mantenere giusta la tensione. Ripeto, è difficile che si arriverà alla fine del primo tempo con un vantaggio tale da poter rimettere le cose come se nulla fosse successo. Ricordiamoci dell'ultimo quarto d'ora, cerchiamo per adesso di non sbagliare nulla e va bene così. Una cosa però è già certa: l'approccio è totalmente diverso rispetto a quello con Lettano. Anche l'approccio di Merano è completamente diverso rispetto a quello che magari è stato nella partita di andata. È chiaro che Teramo la lezione l'ha subita due volte, ha capito cosa vuol dire andare sotto, e sa benissimo che non può permettersi questo lusso con una squadra come Merano. La cosa che mi sorprende è vedere Merano così aggressiva in difesa, ma ripeto, comunque è abbastanza statica. Evidentemente le due squadre comunque si temono. Chiaro che Merano ha un vantaggio comodo, molto comodo, non vorrei fosse troppo comodo però alla fine della partita. 6-5, Cristian Gianpietro ha dato il vantaggio, è durato poco perché Suonic ha segnato la terza rete personale, 6-6 a tredicesimo del primo tempo, 16-45 per andare al riposo, 6-6 il punteggio. Cristian Gianpietro aveva trasformato il rigore, poi è arrivata la rete del bosniaco Suonic. Di Oliveira, Paolo Toppi, Riccardo Di Giulio in posizione di ala, si accentra, ancora Di Oliveira.
di Oliveira al tiro, la parata di Raffl e poi Merano riconquista il pallone. Il pallone era controllato dal numero 13 Ratko Stašević e poi c'è il gol di Gufler, seconda rete di Gufler, con il Merano che torna avanti 7-6. Ferragostino, Di Oliveira, Toppi prova l'incursione, fallo da parte del numero 11 Tomas Brans, e due minuti per Tomas Brans. Inferiorità numerica ora per Merano. Da sfruttare a dovere questa inferiorità numerica per Merano. Questa è la situazione classica che può favorire Riccardo Di Giulio, perché ripeto, se loro fondamentalmente essendo abbastanza statici, abituati molto a difendere profondi, con uno scalare fatto bene, perché è ovvio che è molto più difficile andare ad attaccare centralmente dove hanno centimetri, mentre invece sono bravi a cercare, il Teramo è bravo a cercare spazio sui lati, sulle aree, quindi può con Riccardo Di Giulio cercare una soluzione, quindi cercare di scaricare il più possibile ed entrare nello spazio che verrà lasciato. Gian Pietro, scambiato con Toppi, ancora Gian Pietro, Pieragostino, marca Toppi, prova l'incursione in area, fallo su di lui da parte del numero 13, Stašević, Ratko Stašević. Quarto d'ora del primo tempo che è agli archivi. Il 6-6 di Giulio Dall'Ala. No, rete non valida per invasione da parte di Riccardo Di Giulio. Si resta sul 6-7, non sul 6-6, come detto veramente in precedenza. Conduce Merano, 7-6. Pallone controllato da Luca Stricar. Fallo di... chiedeva un fallo Gufler, poi gli arbitri gli hanno fischiato l'infrazione di passi. Di Oliveira, Dall'Ala per Gian Pietro, che riesce a controllare il pallone. La marcatura uomo, adesso non più di Gufler su Di Oliveira. Gian Pietro. Pallo su Gian Pietro, resta in zona attacco la formazione della Lions Teramo. Di Oliveira. Toppi, Dall'Ala, Riccardo Di Giulio. La base del primo palo. Base del primo palo, sfortunata la Lions in questa circostanza. È tornato Brancio. Merano ha passato all'inferiorità numerica senza subire reti. Di Oliveira, Di Agostino, Di Giulio, Dall'Ala per Alessio Savini, tiro, la parata di Raffl. Materano in zona attacco per la rimessa laterale. 13-14 alla fine del primo tempo. Conduce Merano 7-6. Fatto adesso sono 6 le reti di vantaggio di Merano dopo il 26-21 della gara d'andata. Rischio passivo per Teramo, De Oliveira, il pallone per Alessio Savini, Pieragostino, bisogna affrettare la conclusione, fallo su Pieragostino, ma c'è il braccio alzato dell'arbitro. Pieragostino, la parata di Raffl e resta comunque in zona attacco. Preme Teramo. Toppi, pallone perso da Leodori, riconquistato da Gufler, poi prova ad andare in contropiede con Campestrini, tiro, la parata di Pierluigi Di Marcello, e possono essere anche queste le cose che accendono la scintilla. Di Oliveira, palla non controllata da Pieragostino, c'è
Pieragostino a supporto, Deodori. Pieragostino, si alza il tiro, la parata di Raffl. E poi riconquista prima dell'intervento di Andrea Di Marcello. Dall'altra parte il tiro e il gol da parte di Gufle. Terza rete di Gufle. È forse il momento di chiamare un time out per Marcello Fonti, perché è arrivato comunque il momento di riorganizzare un po' le idee, perché Verano si è messa bene in difesa e ci sta mettendo un po' in difficoltà. Noi stiamo commettendo degli errori sicuramente dettati da un eccesso di nervosismo. Era tutto preventivabile, non c'è nulla di cui meravigliarsi, però ora è il momento anche di cambiare marcia e di riordinare sicuramente le idee e di dare un po' più di velocità al gioco, perché come vedi ogni tanto ci incartiamo. Quindi bisogna cercare a questo punto di riorganizzarsi e cercare di andare a spingere un po' di più, di aumentare un pochino il ritmo e di tornare ad attaccare gli spazi come facevamo prima. 11 e 10 per chiudere il primo tempo, il tiro e il gol da parte di De Oliveira. Terza rete per il giocatore carioca. 7 a 8, resta una rete di vantaggio per Verano al 19° del primo tempo. Recupera in difesa De Oliveira. Può andare quasi in contropiede, non controlla benissimo, commette infrazione. Recupera Merano, ma c'è il time out richiesto no, non è il time out ma è il commissario di campo che richiama l'attenzione degli arbitri. Colloquio anche con il direttore sportivo biancorosso Giulio Di Giulio. Si riprende a giocare, non c'è stata sanzione per nessuno. Suonic dentro il pallone, perso, fallo su Suonic. Campestrini accelera i tempi, gli arbitri fanno ripetere. Suonic, il tiro, il palo da parte di Suonic e fa un po' il paio con quello di Riccardo Di Giulio di prima, De Oliveira. Gian Pietro, fallo su Gian Pietro che poi aveva trovato la via della rete, gli altri l'avevano fischiato prima. Come puoi vedere basta buttarsi dentro, è quello che sta chiedendo tra l'altro Marcello Fonti, cioè ricordiamoci, non serve girare la palla all'infinito, serve cercare lo spazio e buttarsi dentro, perché tanto loro non riescono a coprire fino in fondo e se non è gol è rigore. Poi è chiaro, mettiamo un po' in un altro discorso, però questo è quello che bisogna cercare di fare, attaccare negli spazi, attaccare da vicino e non da fuori cercando soluzioni assolutamente improbabili. Bisogna cercare la profondità, bisogna cercare di attaccarli sui 7-8 metri, perché loro questa possibilità te la danno. Quindi ottimo anche avere De Oliveira a centrale come la prima, l'importante è che però si vada dentro, si cerchi la penetrazione, l'uno contro uno. Fallo su De Oliveira, ma c'è comunque il rischio passivo in questa azione offensiva della Lions Teramo di Agostino. Leodori, tiro, respinto, poi l'ultimo a toccare è comunque Leo Prantner, allora rimessa per la formazione biancorossa, oggi in completo nero, Gian Pietro, una finta, poi la chiusura da parte di Gufler. Andrea Di Marcello dentro per De Oliveira, fuori c'è la rimessa per Teramo. Bisogna accelerare i tempi perché c'è il rischio passivo. Palla ancora su De Oliveira. Di Agostino il tiro, la parata di Raffl. Ha compiuto una serie di interventi davvero importanti, non a caso il capitano della formazione del Merano. Portiere classe 85. Va fuori Suonic per decisione del tecnico e c'è cartellino giallo per il tecnico Marcello Fonti. ...7.57 da giocare, conduce Merano 8-7.
Striker, il pallone ora per l'altro Striker, sono due, Laurin e Lucas. Poi Starcevic, fallo su Starcevic, anzi no, sul numero 27 Stefan Steker. Dentro il pallone, il tiro, il gol da parte di Campestrini. Davide Campestrini, classe 2000. Allora, stiamo giocando in difesa sostanzialmente bene, vale il discorso fatto per gli errori in attacco come questo, non bisogna assolutamente lasciare che il pivot si giri, perché loro sono coperti in tutti i ruoli, hanno dei giocatori bravi, Campestrini è un ottimo pivot e loro cercano sempre anche questo tipo di soluzione, quindi non è una squadra che cerca soltanto Starcevic o Suonic, ma la giocata col pivot non la disdegnano, perché ripeto, vanno a cercare sempre uno contro uno, è chiaro che se poi si crea superiorità il pivot lo cercano, però bisogna contenerlo e bisogna non farlo girare. Adesso bisogna cercare di spingerli un po' più fuori quando attaccano e continuare a attaccare con l'uno contro uno per cercare quei piccoli spazi che di solito lasciano. Oggi stanno difendendo veramente bene, ma è chiaro che Merano è qui oggi perché sa salvare tanto quanto Teramo e cercherà assolutamente di amministrare quel enorme tesoro che sono i 5 gol di vantaggio che hanno maturato all'andata. Gian Pietro, il pallone per De Oliveira, Pier Agostino, la marcatura su lui da parte di Guffler. Gian Pietro, De Oliveira, il tiro, la parata di Raffl, fallo però su De Oliveira. Raffl era arrivato anche su questa conclusione. Campo Valeri per De Oliveira. Prova a sfruttare questa carta il tecnico Marcello Fondi. ...6-17 per chiudere il primo tempo. Doppio vantaggio Merano, 9-7. Valeri, il pallone per Pier Agostino. Punizione per Dall'Ala, per Di Giulio Dall'Ala. Poi Pier Agostino, finta la conclusione. Poi fallo su Valeri, non trova Marchi però Teramo. Due minuti per Guffler ora. Due minuti per Guffler. Per ostruzionismo. Allora va bene il cambio per Valeri per De Oliveira, però Valeri deve giocare due metri almeno avanti perché altrimenti è troppo in ritardo, non riesce assolutamente ad attaccare, così non può spaventare, non può impensierire la difesa di Merano, deve giocare un po' più a ridosso dei due metri, specialmente adesso che abbiamo l'uomo in più, perché deve trovare assolutamente lo spazio per entrare. Si resta sul 9-7, palla persa ancora dalla formazione della mano in attacco. Suonic. Pallone per Luca Striker. Suonic. Poi fallo su Luca Striker. Gioco fermo, si deve asciugare il parquet, 5 minuti alla fine del primo tempo. La sta ripetendo anche Marcello Fonti che è come un ossesso, un disperato. Bisogna attaccare gli spazi, bisogna cercare di infilarsi in quegli spazi ampi che Merano comunque lascia. Perciò dicevo che sia De Oliveira, che sia Valeri, ma devono giocare un po' più avanti e far circolare la palla un po' più verso la difesa e buttarsi dentro. Fra poco non ci sarà più il tempo per mantenere questo equilibrio, bisognerà cominciare a cambiare marcia, altrimenti questa partita non avrà più senso. 5 minuti alla fine del primo tempo, più 3 Merano, con la rete da parte di Stefan Steker, tiro errato da parte di Valeri col pallone che ha rimbalzato poco prima della linea e il portiere, nonché capitano del Merano, Raffa, l'ha alzato sopra la traversa. 3 reti di vantaggio Merano, 4-15.
secondo Steger, ora palla per Campestrini. Campestrini, l'estensione d'attacco Merano, corrono i secondi, meno di 4 alla fine, tiro deviato, l'estensione d'attacco per dall'angolo per Merano. Entra il pallone per Kufler, anticipato, ma il pallone arriva comunque a Steker. Fallo su Steker. Suonic, c'è il varco e tira il gol da parte di Suonic. Quarta rete personale. Due minuti per il numero 39, Lucas Striker. Sì, la chiave è sempre quella. Adesso va bene, stiamo parlando di un cambio di ritmo che deve avvenire, perché chiudere il primo tempo con più di due gol di scarto è un problema. Questo va detto, e bisogna assolutamente adesso cercare di colmare questo svantaggio. Abbiamo detto che questa partita fondamentalmente sarà composta da tre momenti: uno l'inizio, dove si va a calcolare il meno 5, la fine del primo tempo e poi l'ultimo quarto d'ora. Quindi è ovvio che bisogna adesso pensare a ricucire questo piccolo svantaggio. Però sia Starcevic che Suonic, che sono due giocatori bravissimi, che sono in grado di mettere la palla più o meno dove vogliono, non possono essere lasciati in condizione di tirare o di scavalcare attorno ai 9-10 metri. Va bene adesso, come dicevamo, quel cambio di marcia, bisogna spezzare il gioco proprio adesso, iniziare a sporcare la partita, perché è importante cercare una soluzione diversa, una chiave di lettura diversa, perché loro, se giocano sui 10 metri, sono più forti di noi e vanno a segno. Cambio di difesa di terra, ma arriva subito il time out di Jürgen Prantler, tecnico del Merano, a 2.54 dalla fine del primo tempo, sul 11-8 a favore comunque degli altoatesini, ricordiamolo, conducono comunque già di 5 reti e il parziale maturato in gara 1, 26-21. Sì, non inganni il cambio di marcia che c'è stato l'altra volta con Eppan, perché Eppan è una squadra che sicuramente dal punto di vista mentale va più facilmente in crisi. Merano è abituata a tenere alta la tensione, ed è una squadra che anche se sembra sognare a volte, ma sempre sa controllare la partita ed è brava a gestire comunque le situazioni di tensione, di pressione. E altra nota che va purtroppo a sfavore di Teramo è il fatto che se a piano negli ultimi minuti non ce la faceva più, Merano è una squadra atleticamente preparata molto bene e questo problema non ce l'avrà. Ecco perché è importante maturare, iniziare dall'ultimo quarto d'ora a creare i gol di vantaggio, perché alla fine non li riprendi. Dopo il time out si riprende a giocare, possessione attacco per Merano con Steger. Fallo su Kufler. Rischio passivo per Merano, braccio alzato dell'arbitro. Ora il numero 27, Stefan Steker. Il rischio passivo da parte, braccio alzato da parte dei due arbitri, Suonic. E due minuti ora per Di Giulio. Due minuti per Di Giulio, dunque inferiorità numerica per Teramo, anche se in questo momento è parità per l'inferiorità numerica, perché c'è il numero 39, Luca Striker, che è fuori fino per altri una quarantina di secondi. Merano che gioca senza l'ausilio del portiere, con l'uomo in più. Suonic, il tiro, la parata di Alessio Collevecchio, di Oliveira. Pallone per Pieragostino, palla in attacco di Pieragostino. Pronto a tornare sul parquet Luca Striker. Di Giulio invece potrà tornare solo quando mancheranno 15 secondi alla fine del primo tempo.
dentro il pallone per il tiro, il gol da parte di Campestrini. Gran gol di Davide Campestrini, torna più 4 Merano, 8-12 a 1 minuto 17 dalla conclusione del primo tempo. C'è in campo anche Barbuti per Lions Teramo, De Oliveira, Gian Pietro. Toppi, De Oliveira. Pallo su Toppi, scorrono i secondi, 50 alla fine del primo tempo. Pietro, pallone per Di Oliveira, si alza il tiro respinto dal muro del Merano. Due minuti per Gian Pietro. Giampietro, dunque doppia inferiorità per Teramo. Giampietro tornerà direttamente nel secondo tempo e dovrà passare anche 1 minuto e 20. Riccardo Di Giulio invece sta per tornare, una trentina di secondi ancora. Merano in attacco, addirittura la possibilità di chiudere il primo tempo più 5. Il tiro dall'ala, il gol da parte del numero 24, Leo Prantner. Seconda rete per Leo Prantner, classe 2001, ricordiamo. Di Oliveira non controlla bene, poi Toppi pronto a tornare Di Giulio, ma al suo posto torna Andrea Di Marcello. Pieragostino prova a buttarsi dentro, c'è il fallo su di lui, scorre, arriva anche il suono della sirena finale. Fatto sarà l'ultimo tiro con la barriera del Merano a cercare di evitare che la palla arrivasse in porta. Arriva in porta, ma il primo tempo sotto di 5 rende ancora più difficile l'impresa da recuperare 10 gol. Tiro di Pieragostino respinto dalla barriera, si va a riposo. Teramo 8, Merano 13, è un Everest. Sì, anche di più, perché l'avevamo detto, bisognava fare il punto della situazione alla fine del primo tempo. Ora qual è il problema? Il problema sono ovviamente le reti da riportare, perché a questo punto ne sono 10 e purtroppo devo andare sui dati. Cioè, memoria storica, Merano non ha mai avuto un passivo di 10 gol in tutto il campionato, quindi diciamo che sarebbe un'impresa comunque storica. Certo è che Teramo queste cose le può fare. Qual è il problema che sta incontrando Teramo? L'abbiamo detto più di una volta. Merano è scesa, è arrivata qui preparata e sta facendo una difesa più aggressiva del solito, sta tenendo lontani i nostri due tiratori che sono Gian Pietro e Oliveira, li stanno mettendo in difficoltà, stanno spezzando il nostro gioco, stanno anche picchiando piuttosto duro. Cosa abbiamo sbagliato noi fondamentalmente in attacco? A cercare soluzioni da fuori, quelle poche volte che ci è stato concesso arrivare alle soluzioni, quindi abbiamo cercato quando possibile la penetrazione, la conclusione dei 6 metri e qualche chiave l'abbiamo trovata. È chiaro che se loro poi cominciano a difendere con intensità e ci costringono a cercare la soluzione da fuori, è chiaro che sono più bravi e ci mettono in enorme difficoltà. La partita va reimpostata anche in difesa, perché Suonic e Starcevic vanno tenuti molto più lontani, quindi adesso cosa bisogna fare? Purtroppo bisogna sporcare la partita dall'inizio e sperare che qualcosa si cerchi in Merano. Loro adesso hanno una grande tranquillità e sperare che questa tranquillità giochi a loro sfavore. È chiaro che abbiamo di fronte una squadra che, ripeto ancora una volta, si trova in questa fase per puro caso, un po' come Teramo siamo in questa fase per puro caso. Merano all'inizio del campionato lottava per i playoff, ripeto, ha un nazionale come Starcevic, che è un giocatore che comunque due reti di media in nazionale a partita ce li ha. Ha anche l'orgoglio di avere il piccolo Brandner, il migliore allenatore, che è integrato l'anno prossimo dalla Flensburg Academy. Sono giocatori bravi in tutti i ruoli, Suonic, il signor Terzino. Teramo adesso deve dare una gran prova di carattere e provarci in tutti i modi, del resto non abbiamo nulla da perdere. È veramente dura, è una partita a questo punto assolutamente incredibile da ribaltare, ma ci vuole una convinzione. Se manca quella da parte dei ragazzi di Marcello Conti, purtroppo non vedo cosa spiegargli. Però, ripeto, bisogna scendere in campo con questa convinzione, per quanto sia difficile. Giusto il tempo per ribadire
che al riposo le squadre sono andate sull'8-13 a favore di Merano sulla rete del Teramo, e allora a risentirci per il secondo tempo della gara. Sono un sacco di nodi per questa prova. Secondo tempo della gara tra Lions Teramo e Alteria Merano, 8-13 a favore di Nelson Tesini. Alla conclusione del primo tempo, Tesini che conducono già i 5 reggi dopo gara 1 disputata sabato scorso, 26-21, una sorta di impresa. Ora in 30 minuti da scalare, una montagna tipo l'Everest da scalare per i biancorossi, perché bisogna crederci fino alla fine. Ricordiamo che in caso di sconfitta sarà a 2, o in caso anche di vittoria, ma non con 5 o 6 reti di scarto. Ora c'è il tiro di rigore e i 2 minuti per Paolo Toppi, seconda esclusione per Paolo Toppi. Doppia inferiorità numerica per Teramo, che ha già fuori Gian Pietro fino a per altri 50 secondi. Tiro di rigore per Merano. Semplice tiro franco, non è tiro di rigore. È stata la spinta in elevazione da parte di Paolo Toppi. Tarcelic, pallone dall'ala per Leo Prattner, tiro dall'ala, il gol da parte di Gufler, quarta rete per Gufler, 6 reti di vantaggio dopo il primo minuto del secondo tempo. Andrea Di Marcello, Savini, palla per Pieragostino, rientra Di Giulio e fuori ancora Paolo Toppi, fa cadere l'inferiorità numerica, Savini dall'ala, il tiro e gol di Alessio Savini, seconda rete personale. Vedi, queste sono le piccole ambizioni che ogni tanto ha Merano in difesa, che io lo ripeto all'infinito, giova a dirlo sempre, Merano ogni tanto si specchia, si piace un po' più del dovuto. È chiaro che adesso c'è il rilassamento, perché la situazione, la partita ha un'inerzia talmente favorevole per Merano che non c'è nulla da dire, però sai, le partite si devono comunque reinterpretare, reinventare. In questi prossimi 30 minuti deve iniziare una nuova partita con un passivo assolutamente notevole, di livello, di rilievo, però bisogna cercare di mettere in difficoltà questa squadra, devono assolutamente andare in difficoltà, perché vedi, ogni tanto poi qualche lucina si spegne. Seguiamo questa azione d'attacco con Savini, tiro, la parata di Raffl, poi addirittura il contropiede di Merano con Gufler, il tiro, deviazione, ma c'è anche tiro di rigore, fallo su Gufler. Perché Merano è forte, Merano è una squadra di grande tradizione, ma in classifica di stagione regolare è arrivato al sesto posto con un punto di vantaggio sull'Eppan. Sì, ha anche perso contro l'Eppan, se per questo in caso dell'Eppan, però Matteo, va detto, quello è un altro girone, se vai a guardare qual è la situazione adesso delle squadre del girone A, sono quasi tutte approdate alle fasi conclusive, quindi è un girone onestamente più selettivo, motivo per cui si è arrivati a questa fase particolare di fase orologio eliminatorio, perché comunque c'era l'intenzione, resta l'intenzione di intenzione giusta, di settentrionalizzare un po' il prossimo girone unico, perché oggettivamente le squadre del girone A, quindi il Nord, hanno un tasso qualitativo
superiore rispetto al girone B e al girone C. Quindi sì, un conto è arrivare sesti nel girone A, un conto è arrivarci nel girone B. E diciamo, se vogliamo fare un po' di discorsi volti al passato, che non servono a niente, basti pensare che oggi Teramo si trova in questa situazione per un gol. Se avessi segnato un gol di più a 5, noi ora saremmo al loro posto e a giocarci i playoff. Quindi anche per loro è stato lo stesso. Però è ovvio che è una squadra attrezzata in tutti i sensi, sia economicamente che dal punto di vista tecnico, quindi è chiaro che abbiamo di fronte un molosso. Però ripeto, tornando alla partita, bisogna adesso cercare assolutamente di reinterpretarla, di inventare qualcosa come sta avvenendo adesso, e dobbiamo sporcarla in questo momento. Cerchiamo di andare così fino alla fine, perché non si sa mai, Merano potrebbe incappare in qualche errore inaspettato, e che ne sai che magari Teramo non riesce a cacciare quell'intensità, quella grinta che ti porta a qualcosa di assolutamente insperato, di impossibile. Bisogna provarci, bisogna crederci, bisogna provarci, bisogna crederci. Teramo a meno 5 quando sono andati via i primi 4 minuti del secondo tempo, grazie alla rete di Giampietro sul tiro di rigore. È fuori per 2 minuti Branch, che è la seconda esclusione, ma intanto va a segno il numero 27 Steker, che riporta più 6 Merano, 16-10 di Giulio. 2 minuti per Gufler, seconda esclusione per Gufler. Erano 2 giocatori con 2 esclusioni, Gufler e Branch. Toppi, 1 esclusione. Toppi, 2 esclusioni, vale 1. È ovvio che anche il pubblico deve iniziare una nuova partita sugli spalti, perché voglio dire, è vero che viene trascinato dalle rimonte, però adesso c'è bisogno di aiuto. De Oliveira, il pallone per Pieragostino, di Giulio, il tiro, il gol da parte di Riccardo Di Giulio, prima rete personale per Riccardo Di Giulio in questa gara. Erano comunque a 5 reti di vantaggio, 16-11. Decker. Starcevic. Pallone controllato ancora da Merano col numero 27 Steker. Pallo su Suonic. Questo è il suo attacco Merano, il pallone per il numero 27, il tiro, la parata di Alessio Collevecchio, la parata di Alessio Collevecchio sul tiro del numero 27, Stefan Steker, Di Giulio, fallo su Di Giulio. Bene, bravissimo Alessio Collevecchio, ma quello che è successo in attacco non deve succedere più, cioè non puoi lasciare la marcatura su un terzino del genere. Ricordo che Steher, come dicono loro a Merano, è su una riserva, ma è un terzino di tutto rispetto, è bravissimo anche lui. Non si può lasciare la marcatura, bisogna stare incollati e bisogna trovare questo tipo di soluzioni. Se riesce a mantenere questo ritmo, qualcosa può succedere. De Oliveira col quarto gol personale, 12-16, meno 4 Teramo al sesto del secondo tempo. Fallo di Di Giulio. Si è alzato in maniera perentoria e portentosa il numero 15 di Oliveira, che segnala la rete personale. Adesso infrazione di Merano, che era nel contropiede, il pallone per Alessio Savini, il tiro! La rete di Alessio Savini, terza rete personale, e meno 3, 13-16, meno 3, 13-16. Terza rete di Savini, il pallone ora per Campestrini, fallo di Oliveira su Campestrini. Fino al sessantesimo bisogna crederci, l'impresa è davvero ardua, ma bisogna crederci fino al minuto 60. Il tiro, la parata di Alessio Collevecchio sul tiro da parte di Starcevic. Teramo può andare ancora in attacco. Andrea Di Marcello dentro, il pallone per Di Giulio, che non riesce poi a controllare. L'idea era buona e merita applausi. Poi Starcevic, il tiro, il gol da parte di Starcevic.
Non è importante aver preso gol adesso, per quanto possa essere pesantissimo, però l'interpretazione della gara da parte di Teramo è giusta anche in questa fase. Ripeto, peccato per quel passivo enorme, però è questa una gara che avrebbe comunque dovuto fare Teramo, ripeto, nell'ultimo quarto d'ora, se il passivo del primo tempo fosse stato minore, inferiore. Adesso ovviamente bisogna fare questo dall'inizio del secondo tempo e bisogna cercare di mantenere questo ritmo fino alla fine. Ripeto, non si sa mai, vedi che adesso è entrato anche in campo il pubblico e quindi la cosa prende tutta una piega diversa. Ci vogliamo provare? Proviamoci. Meno 3 con la quarta rete personale di Alessio Savini. Starcevic ora, difesa tutto campo da parte di Teramo. Fatica ad andare in attacco Elso Merano col numero 55 su Onic. Fatica a trovare spazi, Leo Prantner dentro il pallone, il tiro, la parata di Collevecchio. Fallo. Tiro di rigore, fallo su Gufler. Cambio in porta dentro Pierluigi Di Marcello al posto di Alessio Collevecchio. Stricker contro Pierluigi Di Marcello, traversa e poi il gol da parte di Stricker. Terza rete personale per Stricker. Va bene, dai, va bene, dai. C'è stato l'incrocio dei pali colpito da Luca Stricker e poi è riuscito a segnare in seconda battuta. Le ultime due azioni sono state davvero dei dettagli che non hanno sicuramente sorriso la formazione teramana. Gianpietro, il tiro, il gol da parte di Gianpietro. E da ripetere fino all'ossessione. Purtroppo la dinamica della partita è sempre la stessa, sta favorendo in assoluto i giocatori di Teramo per quanto riguarda l'uno contro uno, in questo è un maestro Cristian Gianpietro, che anche se è di statura inferiore però riesce a trovare la capacità di inventarsi gol proprio sull'uno contro uno. Però d'altro canto non si possono commettere disattenzioni, specialmente sulle ripartenze di Merano, che vive di questo, campa di questo. Se la partita la vuoi ribaltare devi avere una concentrazione adesso che supera l'immaginabile. Gianpietro, il pallone per De Oliveira. 9 minuti sono andati via nel corso del secondo tempo, meno 4 Teramo, 15-19. Gianpietro, fallo su Gianpietro. Pieragostino, Gianpietro, Di Giulio prova l'incursione, fallo su Di Giulio. Del Teramo, '16-19. Radojkovic, rischio passivo per Merano. Radojkovic, il tiro, la parata di Collevecchio, c'è il fallo su Radojkovic, resta in zona attacco Merano, sempre però col passivo. Starcevic, il tiro e il gol da parte di Gufler, anzi no, del numero 3 Radojkovic, Jan Radojkovic, prima rete, di nuovo più 4 Merano, 20-16, fallo su Pieragostino. Savini, pallone per Gianpietro, dall'ala Di Giulio non controlla e poi l'azione sfuma. Merano in contropiede col numero 9 Gufler, il tiro, la parata di Collevecchio, fallo e tiro di rigore Merano. Allora
ripeto, le speranze residue sono tutte legate alla marcatura, però deve essere veramente asfissiante su Starcevic, su Sonic, quando sono giocatori che non puoi lasciare un minuto liberi, perché è ovvio che hanno l'esperienza per poter portare a casa l'azione, quindi sono giocatori che devi assolutamente tenere lontani dalla porta, che sia Strickler, che sia Steffen, che sia Suvonic o Starcevic. Questi giocatori, quando sono in posizione di terzino, la palla non devono prenderla, se no non c'è gioco. Abbiamo andato in panchina verso il Merano per ammonire il dirigente della formazione del Merano, che chiedeva una punizione per De Oliveira per il colpo fortuito su Luca Streger. Pieragostino, fallo su De Oliveira. Savini dall'ala, il tiro, il gol da parte di Savini. Quinta rete personale, miglior realizzatore del confronto. Leo Frankner, il pallone per Starcevic che non controlla. Deve andare in contropiede Teramo, di Oliveira. Tiro, la parata di Raffo. Starcevic dall'altra parte, il tiro, il gol di Starcevic. Seconda rete per Starcevic, Merano più 5. Sì, va bene, allora frase agghiacciante, commento agghiacciante, da questo momento in poi Teramo deve segnare sempre, Merano non deve segnare più. Paradossalmente è quello che è successo poco fa, sei partito in contropiede, non hai lasciato subito la palla, sei arrivato scarico al tiro, hai sbagliato e hai subito il contropiede. Questa cosa non deve succedere, perché altrimenti questo è il prezzo che paghi. Prima rete per Thomas Branch in contropiede, sull'assist volante di Leo Prantner. Assist volante di Leo Prantner, classic 2001, 17-23, 6 reti di vantaggio Merano. Time out richiesto da Marcello Fonti a 16:51 dalla conclusione della gara. A 16:51 dalla fine, se prima era una montagna scalare, adesso durante la scalata sta nevicando. Sì, anche perché tra l'altro paradossalmente Prantner, che faccio una battuta, ci sta facendo la cortesia di dare istruzioni in italiano, normalmente non lo fa giustamente perché parlano tutti tedesco, però sta chiedendo compattezza in difesa. Quindi adesso scenderà Merano compatta per evitare appunto quello che abbiamo detto prima, cioè quegli spazi che proprio suo figlio ha lasciato in queste ultime occasioni. Non c'è molto da dire, come fa a chiedere a questi ragazzi adesso di credere di rimontare a questo punto 12 gol in una partita del genere? Io non lo so, però la tendenza che deve avere è quella che abbiamo detto prima. In questo momento quello che deve succedere, matematica alla mano, numeri alla mano, è che Teramo non sbagli più niente e che Merano sbagli tutto. Gian Pietro dopo il time out di Marcello Fonti, di Oliveira. Palla persa da De Oliveira, rimessa a Merano, lancio lungo ancora per Leo Prantler, il tiro fuori da parte di Leo Prantler, ma viene applaudito giustamente dai propri compagni della panchina, perché sto giocando una partita incredibile, ed è classe 2001. Gian Pietro, pallone per Di Giulio. Tiro! De Oliveira, il tiro e gol da parte di De Oliveira. Quinta rete personale per De Oliveira, 18-23, meno 5. Suonic, il più a toccare il giocatore di Merano. Palla persa. Gioco fermo per asciugare il parquet. Che serve almeno a scaldare il pubblico. Comunque la difesa di Merano era praticamente ormai schierata, perché loro questa caratteristica di
ripartire subito dopo aver subito gol e di rischiarsi dopo averlo fatto a Serano, perché è loro il loro gioco, quindi diciamo che fa bene un po' per alzare per scaldare gli animi del pubblico, ma non c'è stata un'irregolarità effettiva da parte degli arbitri. Hanno aspettato di vedere che effettivamente fosse schierata la difesa di Menano prima di chiamare questa. Non l'avrebbero mai fatto, almeno spero, durante un contropiede. D'Agostino, il guerriere da recuperare Teramo. Gian Pietro, tiro, palo. Fallo poi su Gian Pietro, il pallone era andato tra le braccia di Alessio Savini, che insieme a De Oliveira è il migliore giocatore della gara. Savini. Pieragostino. Dentro per Di Giulio, fallo su Di Giulio. Pieragostino. Rete da parte di Pieragostino. Seconda rete personale, 15 da giocare, meno 4 Teramo, nel computo totale ci sono 10 reti da recuperare. È vero che Merano ha vinto di 5, ma è vero che anche Merano è arrivato a quota 23, quindi bisognerà vincere di 6 reti. Striker, tiro dall'area, gol. 5 reti personali per Luca Striker, che eguaglia il bottino della gara di andata. L'abbiamo detto, Merano dove peschi, peschi bene. Sono giocatori che è una squadra che investe tantissimo sul settore giovanile, ha la capacità di poter formare dei giocatori di altissimo livello e si vede. Il gol da parte di Branchora, seconda rete personale con Merano che torna a più 6, 25-19. Su Gian Pietro, rimessa in zona attacco Teramo. Di Oliveira. Gian Pietro. Pallo su Gian Pietro. Pallo ancora su Gian Pietro, la parata da parte di Raffl. Gian Pietro, il pallone per Di Giulio. Savini dall'ala, il gol da parte di Savini. Sesta rete personale, 20-25, 5 reti da recuperare. Siamo anche 11 nel computo generale. C'è Marcello Fonti che ha richiamato all'ordine Cristian Gian Pietro, perché lui stava provando in tutti i modi a penetrare, a cercare appunto l'uno contro uno, però oggettivamente stava ingolfando tutta la squadra. E un giro di palla veloce da parte di Savini, questi sono due minuti, esatto. La parte di Savini è sempre abbastanza scoperta, perché il più bravo Prantner però qualche volta lascia un pochino di spazio. Non è un caso che Savini, che tra l'altro non ha segnato mai così tanto in campionato, oggi trova questi spazi. Ripeto, proviamo quantomeno a seguire le indicazioni e a cercare di trovare una chiave che abbia senso in questo momento della partita. Dobbiamo cercare di interpretare ogni momento, cercare di sfruttare la superiorità numerica, cercare di andare ad occupare tutti gli spazi e, ripeto, non sbagliare mai. Palla persa e attacco. Magari sarebbe anche opportuno cercare di indurre ai due minuti Branch e Guffler, che ne hanno due a testa, ma la terza andrebbero fuori definitivamente. Si tratta di due giocatori importanti nello scacchiere di Merano. Luca Striker. Pallo su Striker, possesso ancora per l'Alperio Merano. Radojkovic. Starcevic. Ha trovato il gol Starcevic, ma c'è un'infrazione. Lo stesso Teramo con Pieragostino, Gian Pietro.
dentro il pallone per Alessio Savini, il tiro, la parata di Raff, poi Andrea Di Marcello, il gol di Andrea Di Marcello, prima rete personale, 21-25 il punteggio. Radojkovic, Gufler, Radojkovic, Luca Striker dentro il pallone, il gol, Steger per Luca Striker, sesta rete personale, 21-26. Però se non hai poi la mentalità di tenerti attaccato all'uomo, in questi casi, questo è un errore tanto quanto un errore in contropiede, quindi bravo comunque Savini che sta facendo una gran partita, però in difesa dobbiamo fare una partita più decisa, bisogna crederci comunque, anche fossimo sotto di 20 gol, questa partita comunque la devi interpretare anche per rispetto di questo pubblico in maniera un po' più decisa, certi errori non andrebbero commessi. Però onore anche a questa squadra che ci ha regalato un grandissimo campionato e poi speriamo che adesso ci regali una fase di partita veramente più decisa, più convinta. A 10:15 dalla conclusione siamo con lo stesso punteggio della gara d'andata, peccato che è sempre a favore di Merano. 26-21, Barbuti ora in campo, Poppi, pallone per Di Giulio, dall'area, il tiro, la parata di Raffle, che non a caso è anche capitano di Merano. Sì, è un portiere bravo, però ripeto, è un portiere comunque che non è altissimo, è inutile insomma stare qui ad infierire sugli errori commessi, è una fase di gara, è una partita particolare, c'è tanta tensione, è ovvio che qualche errore lo devi mettere in conto, poi sei arrivato adesso in un momento veramente in una fase di gioco, in una fase del campionato che pesa tantissimo, quindi ripeto, toccava fare la partita perfetta, ma di fronte abbiamo un avversario molto impegnativo. ...9:30 per chiudere il match, Starcevic supera Di Giulio, il pallone arriva a Luca Striker dentro, il pallone non arriva, Gufler, può partire una sorta di contropiede per Teramo, Pieragostino, il tiro, la parata di Raffler. Ancora la parata di Raffolo sul tiro di Pieragostino, dall'altra parte Radojkovic sfonda la parte di Radojkovic. Merano sta sbagliando qualcosa in attacco, Merano non ne approfitta come in questo caso, ancora un errore sull'asse di Riviera Di Giulio. ...8:30, 21-26. Time out richiesto da Jürgen Prantner, allenatore di Merano, a 8:33 della conclusione sul punteggio di 26-21 per Merano, che era lo stesso maturato al Pala Carl Wolf appena 48 ore fa. Sì, ormai è una questione di nervi, una questione ovviamente, situazione completamente opposta di nervi, perché Teramo è estremamente carica in senso negativo, Merano è estremamente carica in senso positivo. Merano è arrivata qui preparata, io pensavo che potesse arrivare scarica, non è successo, invece è arrivata molto molto carica, molto ben ordinata, forse anche più riposata. Teramo sta avvertendo in questo momento la pesantezza della responsabilità di questa partita, la responsabilità di essere qui oggi a giocarsi la permanenza nel girone unico di A1 di fronte a questo pubblico e di fronte a un avversario che oggettivamente ha dei numeri in più. Diciamo che se l'avessimo incontrato in una fase regolare di campionato nessuno si sarebbe aspettato di poter battere Merano. Dispiace per quel passivo maturato all'andata perché non c'era. Evidentemente Merano ne ha fatto tesoro, ha capito come interpretare la partita e oggi sta giocando in maniera giusta, non ha sbagliato quasi nulla. Restano le imperfezioni di Merano in difesa, però ci deve essere adesso insomma almeno una reazione di carattere da parte di Teramo, perché dobbiamo mettercela veramente tutta per rispetto di questo pubblico e per rispetto di questa maglia e di questa società. Ormai serie, rete di contagio per Merano, 21-27 il punteggio, 22esimo del secondo tempo, 8 giri di lancetta alla conclusione. Gian Pietro,
Pieragostino, pallone ancora per Di Giulio, fallo su Di Giulio. Pieragostino, pallone per Giampietro. Di Giulio, tiro di gol da parte di Di Giulio, e poi si è fatto male, no. Gli arbitri hanno fermato il gioco, qualche problemino per Riccardo Di Giulio che va in panchina, probabilmente ha battuto al momento di... Sì, ricadendo si è aperto il sopracciglio, sì sì. Dunque infortunio. Sette il punteggio. C'è un po' di tensione tra i due vecchi compagni nazionali, tra Fonti e Plantner, perché in realtà io pensavo che Riccardo Di Giulio si fosse fatto male cadendo, ma quanto meno ha preso una gomitata, quindi è ovvio che c'è tensione. Però questo fa parte del gioco, per quanto sia scorretto con questo tipo di atteggiamento. È chiaro che c'è tanta rabbia da parte di Marcello Fonti, di una rabbia comprensibilissima, perché è una coda di campionato che lascia tanta amarezza. Un attacco di Gufler, dall'altra parte Leodori, il tiro, il gol da parte di, anzi Barbuti, non Leodori, Davide Barbuti, prima rete personale in questa gara, 23-27, meno 4. Passare il 2-0 per Teramo a 6:40 dalla conclusione del confronto. In campo c'è anche il numero 33, Laurin Striker Radojkovic. Rischio passivo per Merano, fallo ai danni di Laurin Striker. Starcevic, palla persa in attacco da Merano. Pieragostino, entro per De Oliveira, il tiro, la parata di Raffo, ma c'è fallo su De Oliveira. Seguono ancora in panchina per Riccardo Di Giulio, mentre si provvede a suonare il parquet a 5:55 dalla conclusione della gara, 23-27 a favore di Merano. Di Oliveira, Leodori, entro, spinta da parte di Gufler, che è uno dei due giocatori a rischio per la terza esclusione, l'altro è Branch. Pieragostino, il tiro e il gol da parte di Pieragostino. Agostino 24-27 il punteggio, a 5 dalla conclusione. Laurin Striker, Starcevic, Radojkovic, il tiro, il gol da parte di Radojkovic. Seconda rete personale, più 4 di nuovo Merano, 28-24. Giampietro, fuori di Oliveira, in campo va Valeri nella Lions Teramo. Pieragostino, Giampietro,
tiro, la parata di Raff sul tiro di Giampiero. Tarcevic, Suonic, 3.50 per chiudere il confronto. Radojkovic. Fallo su Suonic. Radojkovic. Cambio di gioco da parte di Leo Prantner e poi il gol da parte di Laurin Stricker. Prima rete personale. Ovvio che adesso giocano sul velluto perché possono permettersi di provare qualsiasi cosa ed è normale che riescano a fare queste giocate. Teramo adesso in grande difficoltà, soprattutto psicologica. Va soltanto capito il momento e va rispettato l'impegno, la volontà di andare comunque a far male lo stesso questa squadra. La rete di Valeri per il meno 4, 25-29. Il campo del Merano anche ancora 15, Freund. Alex Freund. Suonic, rischio passivo per Merano. Radojkovic, il tiro, il gol da parte di Radojkovic. Terza rete personale per Jan Radojkovic. Dall'altra parte l'allenatore prova dall'ala, il palo esterno, in porta c'è il numero 16 Stefano Martinati, posto del capitano Raffl. Dall'altra parte c'è il gol ancora di Leo Prantner, quarta rete personale. Partita praticamente impeccabile da parte di Leo Prantner, ricordiamo sempre il Classic 2001, 25-31, 6 reti di vantaggio Merano. Sì, ormai il piccolo obiettivo è quello di ridurre quantomeno lo svantaggio, di non mollare alla fine, questo l'abbiamo detto. Bisogna onorare questa maglia, questa società e questo campionato perché comunque l'impegno profuso in tutta quanta questa stagione è stato enorme, quindi bisogna rispettare, bisogna mettercela tutta fino all'ultimo secondo perché le sconfitte non sono mai gradevoli e quindi bisogna pensarci soltanto quando l'arbitro ha fischiato per tre volte. Per adesso bisogna continuare lo stesso a combattere anche se apparentemente non c'è più senso. Fallo su Valeri che poi tira e termina fuori il tiro. Un minuto alla conclusione, 25-31 il punteggio. Laurin Stricker dentro il pallone per Starcevic. Laurin Stricker, ultimi 50 secondi del match. Leo Prantner dall'ala, parata di Alessio Collevecchio. Ultimi 40 secondi ora del match di stagione per la Valle Teramo, gol da parte di Barbuti, seconda rete personale, 26-31. Pallone controllato da Radojkovic. E poi c'è il gol da parte di Suonic. Presidente, va a chiudere questo incontro. Merano vince 32-26, accede al terzo turno della playoff permanenza. Per la Lions Teramo invece la sconfitta significa retrocessione in Serie A2 dopo un solo anno nella massima serie. Teramo ha avuto il forte difetto di arrivare in Serie A nell'anno in cui c'era questa mannaia del girone unico e quindi che ha chiuso la stagione regolare, ha tolto squadre settimana dopo settimana. Si ferma la corsa al secondo turno di playoff permanenza. L'altro difetto tra virgolette potrebbe essere quello che dicevi prima, di un gol mancato nella stagione regolare sul campo di 5. Sì, paradossalmente non penso che Teramo abbia avuto il difetto di capitare in questa riorganizzazione dei campionati. Io penso sia stato un privilegio, un'opportunità, quella di potersi giocare l'accesso tra le migliori 14 squadre italiane.
È vero che c'è stata una fase del campionato, bellissimo tra l'altro questo momento, perché è giusto così, è giusto così. L'applauso va fatto a tutte e due, va fatto a Merano e va fatto a Teramo. Ripeto, il rammarico c'è semplicemente per il fatto non di aver perso oggi, perché lo dico senza alcun timore, non a discapito di Teramo, ma Merano non merita, non avrebbe meritato di andare in A2. Mi dispiace che la lotta sia stata tra due squadre che invece meritavano entrambe di stare in A1, e questa è una cosa che mi dispiace, perché per la società, per come si è comportata questa squadra, per quello che è stato il campionato, per tutto quello che abbiamo visto, per chi è salito in A1, per chi sta forse per salire, e parlo di Colonia, di Padova, che sono squadre che abbiamo battuto, della stessa Cingoli, Teramo non merita assolutamente di tornare indietro. Però la sfortuna ci si è messa contro in tutti, almeno per quanto riguarda i sorteggi, per quanto riguarda gli accoppiamenti, è andata così. Ora tutto quello che è successo deve essere assolutamente preso in considerazione e utilizzato per ripartire in un campionato prossimo, dove ci saranno avversari di tutto rispetto, perché sono scese anche le altre che occupavano gli altri campionati, ma questa Teramo, che ripetiamo è una squadra molto giovane, ha tutte le carte in regola per potersi giocare una eccellente stagione di A2 l'anno prossimo. Fa male, non nascondiamoci, fa male perché ci abbiamo creduto tutti, specialmente dopo la gara contro l'Eppan, ma che vogliamo fare? Vogliamo negare la grandezza del Merano visto oggi, del Merano visto in generale in tutto il campionato? Sarebbe ingiusto anche nei confronti della squadra di Pavia. Mi dispiace tantissimo per la società, mi dispiace tantissimo per Marcello Conti e per i giocatori, perché hanno veramente dato il massimo e questa squadra non merita in questo modo di stare in A2. È andata così, che si continui con tanta grinta e che si continui nel riconoscere i meriti di tutto il lavoro fatto in questa comunque bella stagione. Con questa chiosa da parte di Marco De Federicis, che ringrazio, perché questo noi ci congediamo per la pallamano per questa stagione sugli schermi di Super J, vi do un cordiale saluto, una buona serata da parte di Matteo Falzon per la telecronaca e Fabio Fedeli, che ha curato le riprese, grazie anche a lui, che è stato sempre presente sul palazzo Giorgio Binchi. Buona serata.